Accanto a me è Claudio Calandra e quando si parla di Claudio Calandra si parla di letteratura collegata spesso alla storia, ma letteratura. Infatti Claudio Calandra è uno scrittore selezionato nel 2000 per il premio Campiello, è vincitore del premio Fiuggi Storia nel 2018. Come storia abbiamo conosciuto nel 2016 con il sesto libro, il suo sesto libro, adesso mi pare siamo a 10 se non Sì. sbaglio, Solo cielo e soldati, che ha sullo sfondo la guerra fredda. Nelle sue storie infatti la guerra si intreccia spesso, episodi di guerra, abbiamo Dos Vidania, i girasoli di Bornia, che appunto è un racconto autobiografico sull'occupazione del Friuli nel 1944 da parte dei cosacchi, La strada del destino, con la quale appunto ha meritato il premio Fiuggi Storia. Ecco, la guerra, perché la guerra? È vero, lei è di Paluzza, quindi Friuli, un piccolo spazio, il Friuli, che però è insomma ricco di storia, confini, Certo. geopolitica, però ha anche un papà che è un generale di battaglione. Generale dell'esercito, sì, era un carrista. E la guerra perché l'ho vissuta da bambino, e essendo mio padre in guerra, io ero solo qui con la mia mamma in Carnia, dove ero nato a Paluzza, e con i nonni e i cugini. E quindi la guerra l'abbiamo vissuta giornalmente. Guardi, io torno tutte le estati a Paluzza, a Treppo, dove ho preso una casa, e facendo il tragitto tra Paluzza e Treppo, andando su e giù, magari per accompagnare mio nipote, che con mia grande gioia ha fatto molti amici, pur vivendo a Milano, ha fatto molti amici a Paluzza. C'è un pezzo di strada che io faccio in macchina e che mi ricorda un episodio della guerra. A un certo punto ci fu un allarme aereo e dalla casa dove abitavamo per raggiungere il rifugio. Non c'ero io, mia madre, mia sorellina di 1 anno e mezzo, non saremmo arrivati a tempo. Allora mia madre istintivamente prese la carrozzella, vi mise dentro mia sorella, ci aggiunse una bottiglia di acqua, un po' di formaggio e ci incamminammo verso Treppo, verso il bosco. Treppo era considerato più sicuro perché era più coperto dal bosco. E quindi a un certo punto, all'inizio di questa strada, vidi questo ricognitore tedesco che veniva avanti, che non avrebbe sparato, era un ricognitore. Però sono quegli episodi che non ti dimentichi, che rimangono nella vita. E quando sento tutto quello che sta accadendo su in Ucraina, riesco a comprendere pienamente la Lo paura, il stato d'animo, disagio, il terrore di quella gente. certo. E mi sono Senta. dimenticato oggi, nel ricordare il libro, di dire una cosa a proposito di questo. Tra i personaggi che io amo di più, qui mi è stato fatto solo un cenno perché portava gli zoccoli, era il professor Gale. Il professor Gale è detto anche l'angelo di Chernobyl, perché quando ci fu l'episodio di Chernobyl proprio in prossimità di Kiev, lui arrivò, perché era esperto di midollo osseo, di tumori, e un neurochirurgo, e venne a salvare molti russi. E nonostante fosse il 1986, quindi ancora in guerra fredda, Gorbaciov lo lasciò entrare. Bene, in questo periodo sentiamo Putin che accusa di essere nazisti quelli di Kiev. Nei racconti che mi ha fatto Gale, che io ho conosciuto personalmente perché ho invitato a un congresso medico e quindi abbiamo trascorso delle ore assieme, lui mi raccontava che nei pressi di Kiev c'è un'altura, un promontorio, Baby, adesso non ricordo il nome, dove furono massacrati 100.000 ucraini, uomini, donne, bambini, ebrei e non ebrei. È la più grande tragedia della guerra verso la popolazione. Bene,
quando, dai nazisti massacrati che avevano occupato l'Ucraina. Allora, quando sento Putin che accusa gli abitanti dell'Ucraina di essere nazisti, dico, allora c'è qualcosa che non va, insomma. Sì. Questo per agganciare. Un'ignoranza, sì. E quindi la guerra purtroppo entra come ricordo personale e entra poi quando si parla di queste cose, insomma, di ricordi, di personaggi. Sì, sempre appunto oggi ha presentato il suo ultimo libro, Visti da dietro le quinte, e appunto qui ci sono almeno due militari, no? Uno è Eisenhower, che quando lo descrive era comandante supremo delle forze alleate in Europa, quindi prima di diventare presidente degli Stati Uniti d'America, e, che però appunto aveva fatto visita alla caserma Zappalà di Aviano. E poi l'altro militare è Gianfranco Paglia, no? Il paracadutista, medaglia d'oro al valore militare. Ci dica e qualcosa. Il papà, quando tornò da... Mio papà fu fatto prigioniero in Africa, combatteva come carrista, era capitano, fu fatto prigioniero, non gli andava di rimanere in un campo di concentramento, scappò dal campo di concentramento francese, andò in quello americano, fu preso dagli americani, che però dopo l'8 settembre gli dissero, ma lei, ufficiale di carriera, cosa ci fa qui dentro? Ci aiuti a combattere i nazisti? Lei in fondo non era mai stato scritto partiti e cose di questo genere. Mio padre coinvolse tutti i 100 soldati che aveva nel campo, sono partiti e sono andati a combattere in Francia contro i tedeschi. Quindi è rimasto poi con un rapporto diretto con l'esercito americano, perché c'era un colonnello che parlava, aveva sposato una calabrese, insomma, e quindi parlava italiano. Mio padre parlava francese ma non inglese. E morale, finisce la guerra, mio padre, essendo uno dei primi carristi, viene ad Aviano a costituire l'Ariete e a comandare il secondo battaglione carri. Questo colonnello amico americano lo avvisa e dice, guarda che verrò con Eisenhower verrà a farvi visita. Mi raccomando, i vostri carri, preparate, che sono i vecchi Patton, fateli funzionare, perché è appena tornato dalla Francia dove i carri non funzionavano. Arriva l'Eisenhower e cioè, i carri armati funzionano, si muovono, fanno esercitazione, Eisenhower è tutto felice. E c'è il ricevimento al comando di brigata dell'Ariete, che è a Pordenone, e lì c'è Eisenhower assieme a un senatore americano che fa gli elogi all'Ariete, e in particolare a mio padre che aveva combattuto, eccetera. Un senatore americano, pensando di fare una cosa simpatica, butta a mio padre un pacchetto di Pall Mall, che pure mio padre, che aveva fumato e fumava le sigarette nazionali, gli arriva un pacchetto di prestigio così, invece mio padre lo prende e glielo ributta. E lì ci sono tutti i grandi ufficiali dell'esercito italiano che dicono, come si permette di buttare al senatore il pacchetto? Lui l'ha fatto come gesto? Eisenhower intervenne e difese mio padre, no. Il maggiore Calandra, il tenente colonnello Calandra, ha difeso la sua dignità e ha fatto molto bene a ributtare il pacchetto. Quindi un episodio che ho raccontato. Sì, molto, molto bello, sì. L'altro è capitano sì, oggi colonnello Paglia, il quale fu un eroe di Mogadiscio, ebbe la medaglia d'oro perché riuscì a salvare molti dei suoi soldati, esponendosi in prima proprio sul carro, fu colpito, ferito, perse le gambe. Nonostante questo continuò la sua carriera militare, e poi addirittura si prestò in un'opera straordinaria, che è quella della riabilitazione fisica. Volle far vedere, testimoniare a tutti quelli che avevano avuto problemi di questo genere, indipendentemente anche dalla guerra, che esiste la possibilità di tornare come prima. E quindi ci fu da parte della società della medicina riabilitativa un premio. Noi lo sponsorizzavamo come azienda
ebbi quindi l'incarico a Rimini di dargli questo premio e come esempio lui poi diventò deputato, consulente del ministero, ha continuato la sua carriera, un uomo straordinario, eccezionale. E io ebbi questo straordinario onore di dargli questo premio alla sua capacità, alla sua disponibilità, che tra l'altro le persone poi si assomigliano sotto certi aspetti. È quello che sta facendo Manuela Di Centa, indicò la sedia perché fino a poco fa era seduta lì. Sì. Manuela Di Centa, che è stata la grande campionessa che noi conosciamo, ha avuto un grande merito, quello di non vivere sugli allori. Ha fatto la deputata, ha fatto quello che ha fatto, ma soprattutto adesso è una legend. Ha formato questo gruppo per l'assistenza al palato, per l'assistenza all'handicappato, e intendendo lo sport come medicina. E lei è medicina riabilitativa, soprattutto lei ha richiamato tutti i suoi vecchi colleghi, chiamiamoli così, campioni di una volta, a rendere testimonianza di un passato, aiutando quelli che purtroppo fisicamente non ce la fanno, e far insegnare loro che c'è la cura e c'è anche soprattutto la prevenzione. E una lei bella... sta girando il mondo, è bravissima. È una bella amicizia quella con Manuela Di Centa, che la porterà appunto a starle accanto anche per la stesura di un altro libro, Libera di vincere. Che è il libro di Manuela Di Centa, e quindi quando parlavano di senso mistico, non ci siamo andata via la Dicenta, quindi è venuto a mancare anche quel discorso. I libri che vi aveva colto quel senso mistico di appartenenza alla nostra terra. Lei voleva alla scrivere la gente. Sua storia, l'aveva già cominciata con un giornalista del mondo dello sport, eccetera. Io ero appena uscito con il mio libro sulle portatrici carniche della Grande Guerra, cioè Bucce d'Arancia sul fronte di Nord-Est. Lei l'aveva avuto dal fratello che abitava vicino a casa mia qui a Trento ed era andato in Cina per le Olimpiadi. L'aveva letto, mi manda subito un messaggio dicendo: io il libro lo voglio scrivere con te perché c'è questo spirito carnico, questo che diventa quasi una religione, nel certo senso di appartenenza. A questo punto farei sentire le parole di Guglielmo Cevolin, che è intervenuto alla presentazione di Visti dietro le quinte e le attribuisce alcuni caratteri di rara intensità. Ma c'è anche una dimensione epica, c'è sicuramente una dimensione epica in certi personaggi, gli scappa comunque la dimensione epica. La dimensione epica, penso a Paglia, penso a Eisenhower, cioè c'è il riconoscimento, e anche nelle avventure, vittorie di Emanuela Di Centa c'è una dimensione epica, quindi c'è. E però c'è una cosa, qui allora andiamo ancora più profondamente, dell'amore, della simpatia, della stima e della categoria letteraria che in questi tempi abbiamo avuto la pandemia, stiamo avendo la guerra, siamo tutti fragili diventati, abbiamo bisogno di letteratura, abbiamo bisogno fisico di letteratura, e questa ce la dà a grandissimo livello anche in questo volume, con dei passaggi, delle finezze. Ecco la parola che utilizzo, utilizzo le parole del critico letterario. Finezze, diciamo che Pupi Avati gli riconosce una perizia letteraria, e gli riconosce anche Pupi Avati però quell'altra cosa del fine, del buon fine, quindi non della tristezza del tutto che va a finire male, per esempio, e una cosa che per noi friulani è un po' rara, e che è l'ironia, che Pupi Avati e qui ritorniamo all'aspetto dell'amore, che sono le affinità elettive, perché in tante cose come friulani proprio ci ritroviamo un po'
Calandra. Calandra non ha solo una dimensione friulana, se no sarebbe dargli dello scrittore naif, forse, come si è sentito sempre crocefisso un po', per esempio, Sgorlò di questo. Calandra ha incontrato l'Emilia Romagna con la moglie e quindi un altro popolo. Sono riflessioni penetranti quelle di Guglielmo Cevolin, piene di ammirazioni per come lei scrive, e anche ci offrono delle prospettive di lettura inedite dei suoi libri. Ma veniamo ad altri profili, magari quelli friulani che sono disegnati in questo libro, per esempio Padre Maria Turoldo. Padre Maria Turoldo è un uomo di una complessità sotto certi aspetti apparente, no? Perché parlare di lui ti dicevano ma è difficile da avvicinare, è difficile qui, è difficile là. Allora uno mi disse un giorno, bisogna saper Luttoli. E lei nel libro racconta che l'ha saputo prendere col friulano. L'ha catturato. Perché tra l'altro io prima di andare a incontrare un personaggio del genere mi ero anche informato. E una cosa che mi aveva molto colpito, in Santa Maria delle Grazie a Udine, quando si entra, sulla destra c'è una statua, sì, della Madonna addolorata, ma non è la Madonna addolorata che si vede enfatizzata, è una contadina vestita di nero su una sedia di una cucina, quella ovviamente c'ha il pugnale, la ferita, eccetera, però è una friulana, è una contadina friulana, è una madre. E questo mi ha colpito molto, cioè quando pensi a questi personaggi di cultura elevata, perché Padre Turoldo ha scritto, poi dalle poesie a tutto, è un uomo di cultura sostanzialmente, e che però identifica la Madonna in una umile contadina, è qualcosa di molto bello. E lui diceva, vedevo mia madre, e quindi accostava l'umiltà a sua madre e alla Madonna, mi ha colpito, e quindi e quando poi mi dissero vai a farti fare la prefazione da lui, ti vedrai che il libro galoppa, andai subito, certo, a trovarlo. Allora io concludo adesso perché mi pare che incalzi, no? Sì, per andare a se ci lasciano concludere un attimo. Che sì, volevo ringraziarla, prendo a prestito sempre le parole di Pupi Avati per un invito alla lettura di questo e degli altri 9 libri che lei ha scritto, che portano, come dice Pupi Avati, una ventata corroborante. Quindi lei è uno scrittore friulano non triste, perché a volte i friulani sono un po' cupi, invece profondo, aperto al sacro, come aveva sottolineato appunto il senso mistico del Friuli citato dalla Dicenta, c'è perizia narrativa e propensione all'ironia e al lieto fine. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Questo incontro con Claudio Calandra, autore di Visti dietro le quinte, è stato organizzato dall'Associazione Culturale Elio Cavalier Cortolezzis, il Comune di Trepoli Gosullo e Historia Limes Club. E ci troviamo nella Galleria d'Arte Moderna Enrico De Ciglia a Trepoli Gosullo, appena inaugurata, un piccolo comune della Carnia, Trepoli Gosullo, di cui abbiamo voluto sentire il sindaco. Marco Plazzotta, sindaco di Treppo Carnico e Ligosullo, due comuni che si sono da poco unificati. Com'è la gestione di questi due piccoli comuni della Carnia? Ligosullo era il più piccolo comune della Carnia, no? Sì, effettivamente, probabilmente anche uno dei più piccoli comuni d'Italia. In ogni caso c'è stata questa unione, sicuramente non semplice all'inizio, perché sembra il campanilismo è anche giusto che sia così, che faccia parte. Sì, mi pare che quando c'era stato il referendum Ligosullo non era poi così contento. Ma secondo me col tempo, insomma, le cose pian piano andranno in meglio. Sì. Probabilmente aveva intraprese varie
politiche sociali che potevano accompagnare un po' meglio la fusione, cosa che abbiamo con questo nuovo mandato iniziato. In questo momento abbiamo attivato anche la figura del prosindaco nel comune minore, che facilita anche i colloqui. Abbiamo riattivato la municipalità sempre nel comune minore e una volta a settimana c'è un'apertura per i servizi essenziali, quelli l'anagrafe, l'ufficio tecnico e altre cose, quindi insomma secondo me col tempo ci sarà un bel risultato e porteremo tutto insomma dove, per centrare certi obiettivi di comunità. Certo. Senta, oggi è l'ultima giornata della rassegna Estate a Treppo. Tra l'altro ci sarà la presentazione del libro di Calandra, Visti dietro le quinte, ma come la sua amministrazione comunale sta promuovendo la cultura e quanto è difficile forse in questi paesini promuovere l'attività culturale? Secondo me è un punto cardine, il nostro programma promuove nella maniera più assoluta la cultura, il tessuto sociale, l'arte, tutto quello che mettere assieme le persone anche per un futuro turistico. No? Se noi riusciamo col tempo a creare un tessuto uniformato con tutte queste piccole identità che vanno avanti da sole, riusciremo sicuramente a creare anche uno sviluppo turistico culturale nelle nostre valli, anche in collaborazione con Carnia Musei, Arte Eventi. Stamattina abbiamo inaugurato ufficialmente l'apertura della Galleria d'Arte. Che è questa qui? Anni, sì. Molto interessante. E in concomitanza c'è la presentazione al libro di Claudio Calandra. Sì. Quindi giornata puntata sulla cultura. A fianco c'era l'associazione ACDS che ci ha garantito tutto l'aiuto possibile a livello logistico. Quindi cultura, arte, storia, identità, abbinata a un buon tessuto sociale, farà sicuramente un bel effetto in futuro per la crescita anche turistica delle nostre piccole comunità. Insomma. Poi siamo favoriti, abbiamo una galleria d'arte. Sì. Complimenti, veramente molto bella, in bocca al lupo per tutte le iniziative che farete anche. Grazie. Grazie. Okay.